vi è un passaggio molto suggestivo della lettera sull'umanismo in cui Martin Heidegger prospetta una definizione della filosofia. Egli sostiene essere la filosofia un conflitto amichevole. La filosofia è, dice Heidegger, un conflitto amichevole e in questo modo egli prospetta della filosofia una definizione che a una attenta analisi si prospetta ossimorica. Perché la filosofia riesce a coniugare e a tenere insieme le due dimensioni opposte dell'amicizia, filia, e del conflitto, polemos, essendo essa stessa, per sua natura, dice Heidegger, un conflitto amichevole, o se si preferisce, un'amicizia conflittuale. Questa definizione della filosofia immediatamente pone un'antitesi rispetto alla politica, giacché la politica, Carl Schmitt-Docet, è invece per sua natura il luogo del conflitto che si struttura secondo la dicotomia amico-nemico, dicotomia che non dà luogo a possibili conciliazioni e dunque a possibili conflitti amichevoli o, se si preferisce, a possibili amicizie conflittuali. La filosofia, dal canto suo, Heidegger ci suggerisce, tiene insieme le due dimensioni che la politica, pone in contraddizione fra loro. La filosofia è conflitto amichevole. È conflitto giacché nella filosofia si confrontano agonalmente posizioni contraddittorie fra loro, posizioni conflittuali appunto. Il dialogo riguarda sempre i diversi, di più le posizioni in conflitto, ciascuna delle quali pone in contraddizione l'altra per affermare la propria visione. Ma è poi anche un conflitto amichevole, giacché l'obiettivo della filosofia non consiste mai nell'annientamento dell'avversario, consiste invece nel raggiungimento dialogico tramite il conflitto di una verità che in quanto tale appartiene non soltanto a chi la scopre, ma appartiene a tutti coloro che prendono parte al dialogo inteso come conflitto, dunque amichevole, perché permette il disvelamento della verità. La filosofia dunque, seguendo ancora il dettato della lettera sull'umanismo di Heidegger, è un conflitto amichevole mediante il quale si confligge intorno alla concezione della verità e tramite questo conflitto ci si libera dagli errori di cui ciascuno di noi è portatore, tramite il confronto con l'altro, e per questa via si giunge insieme alla verità, intesa non già come una realtà data a cui bisogna pervenire, ma come una prassi dialogica mediante la quale si discopre insieme la verità. Qui si gioca una partita essenziale per comprendere l'essenza del concetto di verità filosofica, che non è la politica, come già abbiamo detto, che è invece conflitto incomponibile, che non dà luogo a possibili mediazioni, e che non è neppure la religione, la quale è, per così dire, un disvelamento della verità che non implica dialogo e confronto, ma che chiede di essere accettata in quanto tale senza mediazione dialogica. La verità religiosa è rivelata in quanto tale, non deve essere mediata dal dialogo e non deve essere raggiunta tramite l'amichevole conflitto della filosofia. Dal canto suo, la filosofia soltanto implica un confronto conflittuale, sì, tra posizioni diverse, antitetiche, ma un confronto conflittuale che è insieme amichevole, perché ha per obiettivo non la distruzione dell'interlocutore, ma il raggiungimento insieme a lui, tramite il conflitto con lui, della verità. Ragion per cui nel conflitto amichevole che la filosofia è, non vi sono sconfitti, vi sono solo vincitori. Quand'anche tu sia sconfitto, quand'anche tu sia confutato nelle tue posizioni, nondimeno vinci. Perché anche tu prendi parte al movimento generale del dialogo con il quale, mediante il quale, si perviene insieme al discoprimento della verità, al disvelamento del vero. E in questo modo anche chi viene confutato giunge nondimeno alla verità. Deve essere grato a chi lo confuta in ragione del fatto che lo aiuta a liberarsi dei propri pregiudizi, ad affrancarsi dalle proprie false concezioni. Questa concezione, magnificamente espressa da Heidegger nella lettera sull'umanismo, ha un suo remoto precursore in Platone, in un passaggio molto bello e giustamente famoso del Gorgia di Platone,
in cui Socrate, dialogando con i suoi interlocutori, così dice: a che razza di uomini io appartengo? A quella razza di uomini che prova un piacere non inferiore nell'essere confutato che nel confutare. Perché Socrate prova piacere non inferiore nell'essere confutato che nel confutare? Esattamente in ragione del fatto che, venendo confutato, egli viene liberato dalle false visioni, dai pregiudizi di cui è portatore, si libera dell'errore e, mediante il dialogo, può anche egli pervenire al movimento di avvicinamento alla verità. Per ciò stesso la filosofia rivela qui la sua essenza di conflitto amichevole o di amicizia conflittuale. Platone lo esprime molto bene nel Gorgia, tramite questa visione dell'uomo che ama essere contraddetto e confutato, ancor più che confutare, contraddire. Heidegger lo esprime millenni dopo mediante l'immagine stupenda del conflitto amichevole come essenza della pratica filosofica.